La telecronaca che ricordi con maggior piacere, quella che veramente in questi 40 anni ha lasciato il segno, qual è stata? È stata una Parigi-Roubaix quando lavoravo per Silvio Berlusconi. Allora ero molto lucido anche sui rettilinei d'arrivo, vedevo il centimetro. Quindi presi la volata di questa Parigi-Roubaix e vinsi ad un soffio Plancarte su Bauer, e quindi mi telefonò il capostruttura di Canale 5, che era Ettore Rognoni. Mi disse: "Ma come hai fatto a dirlo subito alla Rai? È un'ora che siamo qui davanti, non l'hanno neanche detto." E questa fu una soddisfazione. Se vuoi ti fo gli ultimi 200 Vai, facciamo, guarda, rimontiamo tutti in bicicletta, vai. metri. Rivediamolo. Allora, siamo nel mitico velodromo di Parigi a Roubaix. I cordoni sono ai 200 metri. C'è il canadese Bauer in prima posizione sulla ruota Plancarte, che è molto più veloce, però al termine di queste gare non si sa mai come va a finire. Ultimi 100 metri, ancora Bauer in testa, esce il belga Willy Plancarte e di un soffio vince su Bauer. Grandissimo. Festa grande per i 40 anni di TV di Fabrizio Biondi, qua al ristorante agli alberi, in compagnia del grande ciclismo, per ripercorrere la storia di colui che è stato veramente il pioniere delle TV private per quanto riguarda il ciclismo. Penso sia un esempio veramente da seguire, per noi è stato un maestro. Ma sicuramente lo è, poi parla con uno che li ha vissuti tutti i suoi 40 anni con Fabrizio, che è stato sempre molto geniale, molto creativo in tutte le attività e, come dire, abbiamo goduto tutti poi delle sue telecronache, delle sue riprese, che per fortuna adesso sono anche tramandate al figliolo, per cui, come dire, una famiglia di buoni telecronisti e anche di bravi videooperatori. Che festa, 40 anni di TV per colui che è veramente l'icona del giornalismo sportivo per quanto riguarda il ciclismo, un'emozione grandissima. Volevi dire 40 anni nelle televisioni private? Era difficile farli, ce l'abbiamo fatta, Massimiliano. Come hai resistito? E come ho resistito? La passione, la volontà mi ha portato avanti, queste cose mi hanno portato avanti, e devo dire, quando uno si impegna è visto anche dall'alto, anche se, come sai, non sono stato, un po' riservato in tante cose, però il lavoro ha pagato e insomma siamo arrivati a questi 40 anni, oggi festeggiato da tante personalità, tanti amici, quindi una grande gioia veramente, Massimiliano.